è questa visione incredibile che lui ha, che deve aver in qualche maniera coltivato qui a Vigevano. Quindi questo tessuto, che tra l'altro non sapevo che negli anni successivi alla sua venuta ha vissuto questi sconvolgimenti sociali e politici incredibili, lui pensa tu insomma a tutti questi che sono venuti qui, hanno bevuto la sua vita. E lui dice che gioiva evidentemente. E dopodiché però si guarda intorno, vede che negli stati sardi, che è stato il regno sabaudo di allora, di cui Vigevano faceva parte fino al 1859, c'erano ben 57 fabbriche di birra per una produzione complessiva di 50.000 ettolitri ed erano un po' strette effettivamente. E quindi lui dice, no, io devo trovare un luogo geografico dove la mia impresa si possa sviluppare meglio e dove non abbia tutta questa concorrenza. Roma stava per diventare capitale d'Italia, lo si sapeva, ci sono molti imprenditori che in quel momento, in quella fase storica, incredibilmente adesso no, in tempi nostri, insomma il fenomeno migratorio non è esattamente questo, dal nord si andava al sud, si andava verso il centro, perché Roma sarebbe diventata la capitale del regno con tutti i suoi consumi. E la crescita demografica della capitale nei primi 30 anni dalla sua nascita è spaventosa, quindi c'è un'affluenza di popolazione da tutte le regioni vicine, gli abruzzesi, i marchigiani,